Un saluto ai telespettatori e come sempre benvenuti su Valnerina Channel, la trasmissione che ogni due settimane vi accompagna in Valnerina. Questa è una puntata speciale di Valnerina Channel, promossa e sostenuta dall'amministrazione comunale di Norcia, che ringraziamo. Amministrazione comunale che ha voluto offrirvi qualche immagine, qualche spunto, qualche suggestione, non certo esaustiva, delle celebrazioni benedettine appena trascorse. 20 e 21 marzo a Norcia si è celebrato San Benedetto, la data del 21 è data della morte del santo, alla presenza di autorità politiche e religiose con celebrazioni solenni accanto a eventi culturali, convegni, concerti, manifestazioni e folklore popolare. In realtà le celebrazioni benedettine sono partite da lontano, dallo scorso 23 febbraio, quando la fiaccola benedettina è stata accolta a Città del Vaticano da Papa Benedetto XVI. La fiaccola benedettina ha poi proseguito per Londra, dove alla cattedrale di Westminster ha celebrato il dialogo tra le religioni, per approdare finalmente a Norcia domenica 20 marzo scorso per le celebrazioni finali. Un vero simbolo di pace, oggi più che mai urgente la fiaccola benedettina. Forse è proprio per questo, senz'altro anche per questo, che la figura di San Benedetto continua a essere così attuale e popolare in tutto il mondo. Sentiamo Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Laiolo, presidente della Pontificia Commissione per la Città dello Stato Vaticano, che ha partecipato alle celebrazioni. San Benedetto è attuale e valorizzato da molti, moltissimi, tutti i benedettini nel mondo si rifanno a San Benedetto e sono una legione. Anzi, ricordiamo sempre che questi grandi santi, come San Benedetto in particolare, patrono d'Europa, sono santi alla cui vita si ispirano moltissime persone ancora oggi, mentre non si ispirano alla vita di grandi personaggi che stanno sui libri di storia, grandi personaggi come San Benedetto, molte persone ispirano e adeguano la propria vita. Benedetto, in fondo, con il motto, non è il motto suo, ma è il motto che riassume in qualche modo la sua regola, prega e lavora, e dà, come dire, un senso molto attuale anche alla nostra vita di oggi, che è fatta di molto lavoro. Anzi, il lavoro lo cerchiamo e vorremmo aumentarlo per darlo a tante persone che hanno bisogno del lavoro. Quindi il lavoro, anzitutto come valore, un valore di cui hanno bisogno le famiglie per vivere, ma anche i giovani, perché il lavoro non è solo per, come dire, per guadagnare, per poter sbarcare il lunario, come si vuol dire. Il lavoro è per realizzare la propria personalità, per mettere a frutto i propri talenti. Quindi è così, come dire, un diritto, prima ancora che un dovere, il lavoro. È un diritto. E questo, in questo ora et labora di San Benedetto è espresso. Però prima di tutto viene ora, cioè prega. È il nostro rapporto con Dio che dà un senso del tutto diverso alla nostra giornata, alla nostra vita, ai nostri rapporti con le altre persone. Perché, certo, se viviamo alla luce di Dio, come San Benedetto ci insegna, tutto cambia, tutto ha un altro significato, un significato più grande, più nobile. Ci aiuta ad essere più generosi verso gli altri, così come Dio è generoso con noi. La sua luce noi la trasmettiamo agli altri. Quindi è un santo attualissimo, San Benedetto. Coltivate la vostra cultura locale, che è una grande cultura. Avete delle grandi tradizioni, le abbiamo viste anche questa mattina in questa bellissima manifestazione che c'è stata in piazza, che dà proprio il senso della consapevolezza che ha questa gente della propria storia. E noi ricordiamoci che non possiamo guardare al futuro se non abbiamo il senso del nostro passato. Quindi coltivate, come già fate del resto, non è che è una novità, vedo che la città è molto ben curata, molto ben tenuta, si sviluppa anche con iniziative sportive, come si vedono qui vicino, molto, molto belle. Sappiate essere moderni, però con la consapevolezza delle vostre radici
cristiane e benedettine. Beh, se sentiamo ciò che accade nel mondo, oggi la fiaccola benedettina come simbolo di pace appare decisamente in contrasto con quello che sta accadendo. Ma forse proprio per questo si può ripartire da essa per riproporre con forza il messaggio quanto mai attuale di San Benedetto. La pensa di certo così Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto Norcia, che ci racconta anche come vive da uomo di fede ogni anno le celebrazioni benedettine. La fiaccola benedettina è in diretta contraddizione con quello che vediamo e ascoltiamo, non direi ogni giorno, ma di minuto in minuto. E però la fiaccola pretende di essere un messaggio di pace. Una pace che deve essere ricercata e costruita faticosamente. Vediamo quanto è difficile nel nostro mondo oggi avere dei rapporti di pace che vadano al di là delle dichiarazioni, al di là delle espressioni di buona volontà, ma che siano davvero la costruzione di rapporti umani, rispettosi, accoglienti, capaci di promuovere la diversità che diventa ricchezza e non una minaccia. Quindi le celebrazioni benedettine sono anche un evento per riproporre l'attualità prorompente del messaggio di San Benedetto. No? Assolutamente, il riscoprire San Benedetto come uomo capace di andare incontro agli uomini del suo tempo, e sappiamo come l'intuizione di San Benedetto ha attraversato tutta l'Europa e direi è tra le sorgenti stesse della civiltà europea. Allora riprendere oggi dopo 1500 anni questo stesso messaggio, adattandolo alle esigenze attuali della nostra società e del nostro mondo, mi pare non perde per nulla la sua attualità. Alla luce o alla scuola del Vangelo, San Benedetto ha saputo costruire una civiltà. Perché non fare altrettanto oggi? Una civiltà capace di essere accogliente e rispettosa, dove tutti hanno il loro posto, l'ho appena detto, nella ricchezza della diversità, ma nell'accoglienza e non nella concorrenza, non nel timore, nella paura. Tutto quello che è diverso ci fa paura, naturalmente, perché non ci conosciamo. Impariamo a conoscerci e impariamo a vedere che ognuno è portatore di qualche cosa. Quando riusciamo a mettere insieme il qualche cosa di ciascuno, diventiamo tutti più ricchi. A questo proposito, il dialogo tra le religioni, no? Questa fiaccola benedettina che è arrivata all'abbazia di Westminster, quindi questo è un simbolo poi del dialogo possibile. Secondo lei, proprio in questi giorni di conflitto, di polarizzazione dei conflitti, è possibile questo dialogo? Non solo è possibile, ma è necessario. È necessario perché non possiamo fondare la nostra civiltà sulla contrapposizione, sulla sottolineatura delle differenze pur esistenti. Dobbiamo trovare quello che abbiamo in comune. Allora il fatto che la fiaccola sia andata anche all'abbazia di Westminster, centro e cuore della comunione anglicana, è il segno esteriore di un desiderio e di una volontà interiore di incontrare cammini comuni. Oggi più che mai, con la globalizzazione, con il mondo che diventa sempre più piccolo, anche con la facilità delle comunicazioni, credo che tutti abbiamo la responsabilità di coordinarci e di lavorare insieme. A livello di religioni, sappiamo come il Papa Benedetto XVI ha invitato i rappresentanti delle diverse religioni fra qualche mese ad Assisi per un incontro e per guardare insieme a questo mondo ferito dalla violenza, dalla guerra, dall'odio, da tante divisioni. È un segno di responsabilità comune, non possiamo essere spettatori, ognuno può fare qualche cosa. Lei come uomo di chiesa, non solo come autorità ecclesiastica, ma anche come essere umano, come uomo e come credente, ogni anno come vive le celebrazioni benedettine? Ma direi c'è una doppia dimensione. C'è la dimensione esteriore, che è quella che abbiamo visto ancora questa mattina sulla piazza di Norcia con la rappresentazione del corteo storico, l'offerta, l'omaggio dei ceri da parte delle diverse gaite. Dunque c'è questo aspetto che ci fa dire come quello che viviamo oggi è strettamente legato con una storia che ha creato un modo di essere e un modo di vivere nella gente di queste vallate. E poi c'è l'aspetto più interiore, quello che abbiamo già ricordato, cioè l'invito che la celebrazione di San Benedetto con la sua fiaccola rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. Anche noi
e nel nostro piccolo, a livello familiare, a livello di luogo di lavoro, di rapporti internazionali, possiamo fare qualche cosa perché il nostro mondo viva giorni più sereni. Principi importanti, ma che oggi pare sempre più difficile mettere in pratica. Non era così per San Benedetto da Norcia nel VI secolo. San Benedetto li attuava e come. San Benedetto è stato un santo eremita che ha rifiutato ogni compromesso, ogni agevolazione, ogni agio che la sua famiglia gli avrebbe consentito. È stato, pensate, uno dei grandi ribelli della storia. Lo tratteggia per noi Agostino Lucidi, esperto del territorio, che qui ci racconta un po' anche alcuni aspetti folcloristici che hanno, negli anni, arricchito la manifestazione. Agostino Lucidi del CEDRAV, siamo davanti a delle bandiere molto colorate, che cosa rappresentano? Sì, sono i palli dei vari castelli che un tempo erano sotto Norcia e quindi viene, questo diciamo il simbolo della festa di oggi, la festa del Palio, perché prima nella mattinata viene fatta la celebrazione con l'offerta da parte di tutti i castelli di queste bandiere che rappresentano poi anche l'atto di sudditanza del castello stesso verso Norcia. Invece qui vedo degli anelli sul muro. E questi anelli sono proprio risalenti al 1300, l'epoca della costruzione della facciata della chiesa, quando tutti questi castelli erano proprio soggetti a Norcia e erano molto più numerosi di quelli di oggi. Oh, a proposito di colore, oggi abbiamo assistito al torneo della balestra. Ci dicevi prima che questi balestrieri sono diventati bravissimi nel corso degli anni. È vero, all'inizio quando si è iniziato a fare questa gara qui a Norcia spesso non colpivano nemmeno nel bersaglio, ma adesso sono veramente bravi e vanno in tutte le parti d'Italia e spesso anche all'estero. La popolazione sente molto questo colore, queste manifestazioni, oppure è una cosa più che altro turistica? Beh, diciamo che è una questione turistica, comunque la gente comincia pian piano a apprezzare questi giochi e poi è la gara tra i vari quartieri di Norcia che sono chiamati guaite, perché questo termine viene proprio dalla lingua longobarda, quindi quando c'era a Spoleto il ducato longobardo e questo termine è entrato nella toponomastica ormai locale e guaita significa sia quartiere di città ma anche territorio. Rischia di diventare un'altra Quintana come agonismo quasi? Abbastanza, cioè, ormai c'è partecipazione, ci sono le varie persone che partecipano a questa gara, appartengono a quel quartiere, quindi c'è un po' di antagonismo tra loro. Sano naturalmente. Invece ritorniamo al santo, San Benedetto da Norcia, ha avuto una vita molto interessante, quasi un romanzo si potrebbe dire, ed è stato un ponte tra Oriente e Occidente, perché? Esatto, perché San Benedetto, che è nato a Norcia nel 480, ha conosciuto qui nella Valle Castoriana, proprio vicino a Norcia, alcuni monaci ed eremiti siriani che hanno portato dalla loro terra il loro modo di vivere. No, e lui quando ha lasciato Norcia ed è andato a Roma per studiare come tutti i figli di famiglie patrizia, perché lui era il figlio del governatore di Norcia, quindi è andato a Roma, ha trovato una città di fine impero molto corrotta, non ha accettato questo stile di vita e si è ritirato a fare l'eremita prima e il monaco successivamente nella valle dell'Aniene, una valle simile alla nostra, perché non poteva tornare qui nella zona, sarebbe stato uno scandalo per la famiglia, era il figlio del governatore, e allora ha trovato una valle simile e si è messo a fare la vita eremitica sull'esempio di come aveva visto fare questi santi che erano venuti in queste zone e che venivano dall'Oriente. Dalla Siria addirittura? Dalla Siria addirittura, sì, e quindi portando tutto lo stile di vita e di preghiera spirituale del mondo orientale. Ecco, lui ha avuto poi l'intuizione di ampliare questo stile di vita perché la sua regola fondamentale è quella dell'ora et labora. Ecco, lui l'ora l'ha preso da questi eremiti siriani, il labora dalla laboriosità del mondo occidentale. È stato un ribelle a modo suo, no? Come eremita, sicuramente non si accontentava di sottostare alle gerarchie ecclesiastiche. Lo possiamo dire che è stato un grandissimo ribelle, no? Perché ha abbandonato la famiglia, se n'è andato, ha creato questo nuovo movimento religioso, quindi è proprio è stato diciamo un esempio, no? Di persona che ha vissuto fuori le regole. Ha anche subito degli attentati. Molto, perché ha avuto il vino avvelenato mentre celebrava la messa, perché altri invidiosi volevano farlo desistere da questo suo proposito. Altri personaggi
che erano anche religiosi, ma non volevano questo modo di fare. Ecco, però lui è comunque rimasto saldo nella sua fede e dopo da Subiaco è andato a Cassino, dove poi ha completato il suo ciclo di vita e dove è morto. Un vero santo ribelle, come abbiamo detto, una figura unica o quanto mai unica nella storia, un uomo santo e libero. Pensate, ancora oggi tanti monaci in tutto il mondo perseguono la libertà interiore seguendo il suo insegnamento. Per esempio a Norcia, alcuni monaci provenienti addirittura dagli Stati Uniti, dopo anni che era scomparsa, hanno rifondato una comunità benedettina cosmopolita. Ce lo racconta il priore, padre Cassian Folsom. Padre Cassiano statunitense, è nato vicino a Boston ed è il priore della comunità benedettina a Norcia. Da dove è partito questo lungo percorso che vi ha portato dall'America a Norcia? Allora, è una storia lunga e cercherò di metterlo breve. Sono stato in Italia 10 anni prima di venire qui a Norcia, perché sono stato mandato dal mio monastero di origine all'Università Benedettina a Roma per insegnare. E quindi da Roma siamo venuti qua, non direttamente dagli Stati Uniti, ma da Roma. Che cosa ha trovato a Norcia che l'ha ispirato e da dove l'idea di rifondare dopo tanti anni una comunità dedicata a San Benedetto? Allora, dalla soppressione del monastero nel 1810, dalle leggi napoleoniche, non c'erano più monaci alla casa natale di San Benedetto, cioè 190 anni, grosso modo. Ma la casa natale di San Benedetto rappresenta per noi un nuovo inizio, perché è la nascita o la rinascita. Quindi dopo quasi 2 secoli abbiamo trovato l'ispirazione della rinascita non soltanto del monastero fisico, ma del carisma monastico. Senta, l'Umbria è anche una terra abbastanza mistica per chi viene da lontano, vero? No, mistica perché a causa dei santi. Certo, ma anche per l'atmosfera, una terra di silenzio, di natura, di raccoglimento. Sì, sì, e per noi la bellezza naturale è veramente cosa splendida. Quanti siete e qual è la vostra provenienza geografica? Allora, siamo adesso in 16, siamo venuti 10 anni fa in 3, quindi la comunità è cresciuta molto. Siamo di 5 nazionalità, una comunità internazionale, americani, un italiano, un inglese, 2 indonesiani e 1 costaricense. Quindi è veramente una comunità internazionale. Davvero una comunità cosmopolita. Come ci si trova in un territorio come questo? Vi siete integrati? Vi state integrando con il territorio, con il tessuto sociale? La città di Norcia dall'inizio e fino ad oggi ci ha ricevuto con un calore molto grande e quindi sentiamo accolti con grande entusiasmo dalla popolazione. Ecco, una domanda invece un po' provocatoria. Si può oggi trasmettere in modo attuale il messaggio e la regola di San Benedetto, l'ora et labora? Ne sono convinto, perché la nostra comunità è formata, io sono il più anziano, quindi siamo tutti giovani, cioè da 23 anni fino a 43 anni. I giovani sono attirati dalla tradizione monastica, dalla pienezza della tradizione, perché cercano una vita impegnata, seria, coerente, non sono attratti ad una cosa superficiale, ma ad una cosa vera. C'è anche la componente del lavoro nel messaggio benedettino, quindi il lavoro, il sacrificio, il talento, se vogliamo, è un messaggio che va in contraddizione con quello che vediamo che emerge da mass media, no? Sì, lavoriamo molto. E questo è forse un po' difficile ai giovani di adattarsi a questo ritmo di vita, è molto impegnativo. Però si scopre che questo impegno fa parte del sacrificio, come le ha accennato, ma anche della libertà interiore. Questi giorni è scoppiato un conflitto con la Libia. Il messaggio di San Benedetto è anche un messaggio di pace. Può servire, può essere uno strumento potente di contrasto contro i conflitti? Allora, parliamo forse abbastanza superficialmente di San Benedetto e la pace. Che cosa vuol dire lui quando parla della pace? Soprattutto la riconciliazione con Dio e poi anche con il nostro prossimo. Ma per San Benedetto l'accento è sempre sul divino, sul Dio. E quindi dobbiamo rapportarci con il Signore per trovare la pace. Altrimenti
è un altro tipo di pace, ma non la pace benedettina. Ed è un discorso quindi prima individuale e poi assolutamente collettivo, ma prima sicuramente individuale. Sì, se non troviamo la pace interiore, non possiamo essere in pace con gli altri. Le celebrazioni benedettine sono un evento fondamentale per Norcia e per tutta la città e la sua popolazione. Un primo bilancio a caldo di questo epilogo del 20-21 marzo ce lo traccia il sindaco Giampaolo Stefanelli. Un primo bilancio a caldo, se così si può dire, visto il clima, della manifestazione. Non certo ci ha aiutato, però io sono anche contento perché poi non è piovuto e anche se è freddo ancora stiamo... sì, è vero che è oggi il primo giorno di primavera, ma stiamo ancora in inverno. La zona di montagna come la nostra non è che poi ci potevamo aspettare diversamente, però va molto bene. A caldo sono molto soddisfatto, veramente, perché penso che sia andato tutto bene, non sta a medirlo, però credo che almeno così la presenza autorevole di tante autorità, di tante istituzioni, della gente che nonostante sia lunedì, che pur se non si lavora comunque un giorno che impegna tutti, non può che lasciarmi soddisfatto per come anche la città e tutti partecipano a queste nostre iniziative che per noi sono molto importanti. Io credo che San Benedetto, dal punto di vista proprio della partecipazione popolare, sia seconda solo a un'altra iniziativa che a Norcia si tiene, perché siamo molto devoti alla Madonna Addolorata e quindi credo che subito arrivi questa manifestazione. Quindi la gente si avvicina sempre più, è coinvolgente, il corteo storico, 150 figuranti, partecipano tutti, quindi è sentita anche dalla popolazione. Poi avrete occasione anche di vederlo, ci sarà partecipazione anche alla processione, quindi sono sicuro di essere soddisfatto, colgo l'occasione per ringraziare coloro che hanno lavorato per il corteo storico per far sì che venga sempre meglio. Questo è un po' per noi un dato certo che io tengo a affermare come amministrazione, perché nella vita non bisogna lasciare niente di intentato, io non ce lo lascio, tento tutto e spero che poi ci siano i risultati. A proposito di corteo storico, la manifestazione negli anni è cambiata, si è evoluta, si è arricchita di eventi collaterali e di folklore, oltre a quelli più prettamente spirituali, mistici? Beh, diciamo che prima il corteo storico non c'era. Risale agli anni 70 l'istituzione, la creazione dell'istituzione corteo storico. Quindi è stata ripresa dagli istituti, ieri l'abbiamo ripresentati con una ristampa, con una edizione anche critica, una rivisitazione critica degli statuti stessi, quindi da lì si evince come succedevano alcune cose allora. Quindi non abbiamo avuti, se non dopo gli anni 70, questo tipo di anche di ricreare l'ambiente per. È una partecipazione sentita, è una cosa che non è solo folcloristica, è veramente storica. E quindi noi anche in questa maniera cerchiamo di entrare in quei circuiti che fanno sì che valorizzino queste manifestazioni storiche dell'Umbria. Parlavo con stamattina, che è rimasta molto entusiasta, la Presidente della Giunta regionale, che appunto dava un numero e diceva che a livello di comparse cosiddette nei cortei storici dell'Umbria sono circa impegnate circa 1500 persone, quindi un numero elevato, segno evidente che la storia c'è, insomma. Persone che si impegnano, che provano, che fanno i costumi, quindi è un'occupazione volontaria. Beh, sì, è un'occupazione sicuramente volontaria e quindi questa è un'ulteriore dimostrazione di come l'associazionismo, il volontariato, in questa mia città, posso dirlo con enfasi, ci siano, perché ci sono tante iniziative che non riguardano solo il corteo storico, riguardano anche i balestrieri, due gruppi di balestrieri legati alla storia. E tante forme. Per essere una piccola comunità c'è molta partecipazione di volontariato, associazionismo sulle varie attività e di questo devo essere fiero. A proposito di partecipazione, lei da primo cittadino e anche da semplice cittadino di Norcia, San Benedetto come lo vive? Beh, io lo vivo nel vero senso della parola. Sono orgoglioso di essere il sindaco della città di San Benedetto. Anche se qui è solo nato, ha vissuto poco tempo della sua vita da giovane, quando poi ha iniziato questo suo percorso, però per noi è veramente un insegnamento, per me è un insegnamento, e credo che anche gli amministratori, i giovani amministratori,
attuali e quelli futuri dovranno farci sempre riferimento, perché lo diceva oggi in una bellissima omelia che ha tenuto il Cardinale Aiolo, di alto spessore culturale, proprio uscendo anche dalle solite omelie che si fanno, proprio dandogli dei significati pieni. Grazie Sindaco. Grazie a lei, grazie a voi. Complimenti al Sindaco Stefanelli, complimenti a tutta la città che ha partecipato alle celebrazioni e vi ricordiamo che sempre a Norcia, il prossimo 9 aprile, avranno luogo le manifestazioni per l'Unità d'Italia, una data senz'altro alternativa rispetto a tutto il resto del paese. Noi ci salutiamo e vi lasciamo con quest'ultimo video che vi racconta, stavolta con le sole immagini e senza le parole, quello che sono stati gli ultimi due giorni delle celebrazioni benedettine, il 20 e 21 marzo. Grazie al Comune di Norcia, grazie a voi telespettatori e un saluto da Valerina Channel. Noi ci rivediamo su www.valerinachannel.tv. Un saluto a tutti.